6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And lift off. Lift off of Karen Nyberg, Fyodor Yushchikin, and Luca Pamartano on a 6-hour ride to the International Space Station. Io ve lo presento anzitutto aggiornando il suo grado militare. Su Wikipedia c'è ancora che è maggiore, no? È tenente colonnello. Quindi, signori e signori, il tenente colonnello Luca Pamartano. Qui fa caldo. Io sono siciliano, per cui queste temperature per me. Ok, hanno raccontato tutti loro, quindi non so cosa ci sto a fare io. Adesso cercherò di intrattenervi. Faticati a comunicare, cioè, non c'è veramente modo di guardare fuori e dire oh ma guarda sono sopra, di norma è così, ma io sono stato estremamente fortunato, ho avuto un lusso che è di pochissimi astronauti, ovvero durante uno degli spostamenti sul braccio robotico ero bloccato, avevo le mani occupate, non potevo neanche fare fotografie e per 5 minuti non avevo niente da fare tranne che guardare. È un lusso straordinario. Normalmente facciamo sempre qualcosa. Allora, mentre ero lì, con Karen che mi spostava da una parte all'altra, era buio, quindi erano passate circa 45 minuti dall'uscita, era ancora buio, ed ero sopra l'Oceano Atlantico. Stavo provenendo dalla costa nord degli Stati Uniti, volando sull'Oceano Atlantico. Tutto un tratto, mentre al buio, assisto per la prima volta da fuori dal mio scafandro a un'alba orbitale. E voi direte, e che c'è? È un'alba. È un po' diverso. Noi sulla Terra siamo abituati a vedere l'alba come... Questa è una cosa molto strana, perché l'acqua nel casco non ci deve stare. E tutto quello che è strano, il nostro mondo, non è una cosa buona. Quindi, sebbene non sia assolutamente preoccupato, chiamo Terra, non ho detto giusto, non abbiamo un problema, importante, sono molto orgoglioso di questo fatto, chiamato giusto, ho detto a Shane, che era il mio comunicatore giù a terra, ho detto Shane, sento dell'acqua nel casco. Una chiamata molto... molto benigna come tono. Sennò che a terra tutti gli ingegneri si sono svegliati con un punto esclamativo sulla testa. Ma che vuol dire nell'acqua del casco? Da dove viene quest'acqua? Che acqua è? Quindi comincia tutta una conversazione. Vedete qua, prima chiamata radio ai 45, ai 48 stiamo ancora parlando di da dove viene quest'acqua. E anche ai 55 stiamo ancora parlando di viene quest'acqua, perché io parlo e dico, guarda, boh, secondo me non mi sembra sia una cosa pericolosa. Sì, c'è dell'acqua, un po' fastidioso, non lo so, forse sto sudando, ma non mi sembra sudore, un po' tanta. Non so dove viene, mi sembra che stia aumentando, ma siccome io voglio andare avanti nel mio lavoro, gli dico, da italiano, tutto a posto. Non ci preoccupiamo, non ci scaldiamo, non sono assolutamente preoccupato, anche perché veramente non ero preoccupato, cioè nella mia testa in quel momento pensavo, guarda un po' quest'acqua, se per caso mi va nelle orecchie e mi tappa un po' le orecchie, come quando siamo sotto la doccia, no? Non è mai successo, entra un po' di acqua nelle orecchie e poi a voglia far così. È un po' fastidioso perché può rovinare la comunicazione. Quindi già pensavo, stasera ci avrò il mal di testa fuori di sentire solo da un lato, speriamo che non mi va l'acqua nelle orecchie. Questo era il livello della mia preoccupazione. E nel frattempo continuo a lavorare.
Dopo un po', parlando, continua a dire: oh, sai che quest'acqua comunque continua ad aumentare il livello. La sento, adesso la sento, è partita da dietro, adesso la sento più di lato, la vedo che svolazza all'interno del casco, vedo una grossa goccia, quasi quasi l'assaggio, cosa che ho fatto, non aveva un buon sapore, ma era acqua. Lo passo giù a terra. E continuiamo a fare sto avanti e indietro. Sei sicuro che non è sudore? No, non è sudore. Quanto sudo? Tra l'altro siamo al sole, fa caldo, sto lavorando, ma cioè, non è che sto facendo una maratona, non ancora, perché me la sono bevuta lì. Sarà mica... Cioè... perché? Beh, voi ridete, ma cioè, uno deve stare 9 ore dentro lo scafandro, ha anche un sistema per dare supporto a quell'eventualità liquida. Abbiamo l'equivalente di un grosso pannolone, un grosso pampers, che è fatto apposta per assorbire eventuali perdite. È anche possibile che se uno lo mette male, cioè succede, no? Ma io l'avevo già assaggiata, quindi sapevo che... ero abbastanza sicuro, anche perché, adesso stiamo scherzando, chiaramente voglio reggere un po' l'atmosfera, ma l'acqua veniva da dietro la testa. Non so cosa state pensando, ma non veniva da quella parte lì, quindi da parte mia ero abbastanza sicuro che fosse un'altra origine. E poi navigando in 3 dimensioni per fare il percorso all'indietro che avevo fatto all'andata, per evitare di danneggiare lo scafandro, evitare di danneggiare la stazione, dovete sapere che per potersi muovere bisogna stare molto attenti alla propria posizione, perché esistono parti che non devono essere toccate. Quindi muoversi molto lentamente e seguire un percorso preciso è assolutamente indispensabile. Mentre facevo questo percorso ho dovuto capovolgermi, andare a testa in giù, per passare in uno spazio molto ristretto tra gli ostacoli. E come tutte le buone avventure, mentre mi capovolgo succedono un po' di cose contemporaneamente. La prima cosa che succede è che in quel momento l'acqua decide di coprirmi gli occhi, il naso e le orecchie. E per capillarità, perché la capillarità funziona molto bene anche in orbita, nel momento in cui mi copre il naso, mi entra dentro il naso, salendo lungo i canali. Se riesci a mettere questo video, vi faccio vedere un'animazione che è una riproduzione matematica di quello che è successo. Quella è l'acqua che a poco mi ha coperto prima il concap, ovvero questa cuffia, e poi restando a contatto della pelle, in 80 sulla testa, restando a contatto della pelle mi ha coperto gradualmente gli occhi, il naso, un fascio molto grande, anche perché sono fari che servono a concentrarsi nella zona di lavoro, proprio davanti a noi. Questo vuol dire anche che al di fuori di questo cono di luce non c'è veramente niente, nel senso che la linea tra la luce e il buio è netta, in orbita non c'è atmosfera, per cui non c'è rifrazione. Quindi al di fuori di questo cono di luce non c'è assolutamente nulla. Quindi mi sono ritrovato sotto sopra, senza possibilità di vedere, senza poter respirare dal naso, senza poter comunicare, perché io non sento nulla e nessuno mi sente. Provo a chiamare Chris, provo a chiamare la stazione, provo a chiamare la Terra, nessuno mi sente. E non so quanto tempo ho prima che l'acqua raggiunga anche la bocca, perché per adesso sto respirando. Ma quanto tempo ho? Il casco non è molto grande. Ma se hai visto il film Gravity, il casco sembra molto grande. Questo perché gli attori di Hollywood sono ben pagati, sono belli, e il pubblico lo vuole vedere in volto. Ma l'astronauta Jericho Melio non lo vuole vedere nessuno, e aveva un casco molto piccolo. Difficile perché l'acqua mi ha quasi riempito tutto il casco, quindi non voglio fare movimenti, perché questo movimento, quell'acqua che si muove rischia di andarmi, già mi ha aperto il naso, rischia di andarmi nella bocca, quindi sono lì fermo. Tra l'altro, mentre cane da dentro ripressurizza, è la stessa sensazione di quando si scende con l'aeroplano, avete presente le orecchie che si tappano? Normalmente uno si tappa il naso, soffia, e questa manovra si chiama Valsalva, la ripressurizzazione, serve a compensare la differenza di pressione. Per poterlo fare dentro lo scafandro abbiamo un sistema
spugnoso per tappare il naso, che non abbiamo le dita. Solo che questo sistema spugnoso era talmente pieno di acqua che nel momento in cui ci ho messo il naso si è strappato e ha cominciato a volare dentro il casco. Quindi, oltre al danno e anche la beffa, avevo un dolore fortissimo alle orecchie, mi sentivo la testa che scoppiava. E non potevo far nulla perché io ho chiesto tante volte a Kenny di rallentare la depressurizzazione, ma lei non mi sentiva. E quindi non mi muovevo anche a causa di questo dolore. Ero talmente immobile che da terra mi chiamavano, nessuno mi vedeva muovere e si sono preoccupati. E Chris, facendo uno sforzo di contorsionismo incredibile, con tutto lo scafandro, si è piegato in due per guardarmi, mi ha visto che ero lì ancora vivo, mi ha stretto col suo guanto il mio guanto, io ho risposto nel modo universale di dire tutto bene, stringendo il suo guanto, e Chris ha detto, tutto proprio queste parole, in inglese, he's miserable but he's okay. Miserable nel senso, è lì poverino, però sta bene. E questo è l'ultimo momento, anzi proviamo a sentire. Hey Luca from Houston, how you doing? Give us the status. Guardate i volti dei miei colleghi, guardate il volto di Karen. Could you hear that? La tensione è proprio palpabile. Just raise my hand if you're fine.